Buongiorno e benvenuti a Latitudo Motori. Adesso andiamo a scoprire i reparti segreti di un'azienda avanzatissima e ipertecnologica dove da un disegno nascono alcuni degli scooter che vedete circolare sulle strade. Un centro stile che si trova a Castenaso alle porte di Bologna a cui alcune case motociclistiche affidano i propri progetti, proprio come spesso succede nel mondo delle auto. Dario Ballardini. Ci sono molti carrozzieri famosi in Italia, studi come Bertone, Giugiaro o Pininfarina, a cui le case affidano i progetti delle auto che poi andranno in produzione. Nell'automobilismo è pratica comune. Molto meno con le due ruote, però, anche se pochi lo sanno, il Madison della Malaguti, il Majesty 125 della Yamaha e la Gilera 600 Supersport sono nati nello stesso posto, assieme a molti altri scooter. Il posto si chiama Ingenious Engineering ed è uno dei pochi in Europa in grado di progettare e sviluppare mezzi a due ruote per conto delle case. Si parte da una bozza di fantasia, fatta a matita oppure a computer, e poi man mano che le idee si precisano lo styling viene modificato. L'unico progetto riuscito al primo colpo è stato quello del Malaguti F15, che ha anche vinto il premio Good Design del Museo di Architettura e Design di Chicago. Dal disegno si passa a un modellino in clay, che è una specie di plastilina modellata a mano, o più spesso da una macchina che trasforma direttamente il disegno del computer in un modellino in scala, come questi. Una volta che lo styling è stato approvato, si passa all'ufficio tecnico per la progettazione ingegneristica, poi al centro ricerca e sviluppo per il calcolo strutturale di tutte le parti e la simulazione di stampaggio delle carrozzerie. Viene definita a tavolino, anzi al computer, anche la taratura di partenza delle sospensioni. E a questo punto comincia la realizzazione del prototipo nelle officine e nella modelleria, con l'aiuto di frese a controllo numerico che lavorano parti reali o modellini in scala come questo. Quindi si passa a una serie di test durissimi. Questa macchina viene chiamata torturatrice, ma il suo nome vero è cam drum. La moto viene messa sotto pressione su due rulli che simulano un percorso stradale con velocità fino a 200 km orari, simulando ostacoli e buche. Tutti i dati vengono registrati e poi si fa il confronto con i dati di calcolo. Il banco di durata riproduce asperità, salite, discese e frenate per una lunga serie di cicli fino a velocità di 250 km orari per verificare la resistenza dei veicoli. E poi naturalmente c'è la sala prove motori dove si lavora per ottenere il massimo rendimento. Tra i reparti più interessanti la sala semi-anecoica. Ha le pareti fonoassorbenti come uno studio di registrazione. Misura l'intensità dei rumori. Se ce n'è qualcuno sospetto, un programma al computer permette di selezionarne la frequenza e trovare da dove viene, per eliminarlo. Tocca ai collaudatori verificare che gli obiettivi siano stati raggiunti e che il mezzo si comporta come ci si aspettava. Nonostante tecnologie così avanzate, l'ultima parola spetta sempre all'uomo. Siamo in chiusura, grazie per averci seguito e l'appuntamento con noi è come sempre domenica prossima alle 13:25 circa, dopo il TG2. Arrivederci.